Ispirazione quotidiana. Riconosco che la non accettazione della mediocrità che mi sta intorno è il fondamento di ogni mia motivazione, di ogni mia evoluzione. Citazione di oggi. Che 10.000 diavoli si portino tutto il folklore. Eccomi in Galles e orrore. Un arpista si accomoda nell'atrio di ogni uomo di una certa reputazione per suonare melodie cosiddette folk, vale a dire spazzatura orripilante, volgare e stonata, mentre una ghironda strombazza alcuni motivetti. Ce n'è abbastanza per fare impazzire una persona. Felix Mendelssohn. Ispirazione di oggi. Queste esplicite parole del grande compositore Felix Mendelssohn me ne hanno fatte ricordare altre che sono attribuite come le ultime parole pronunciate da un grande quanto sfortunato matematico di nome Charles Babbage, che sembra disse in punto di morte: "Muoio e non ho avuto un solo giorno felice in vita mia. Muoio e mi accorgo di odiare l'umanità in generale, gli inglesi in particolare e soprattutto il governo e i suonatori di organetto." Entrambi, per quanto concerne la nostra ispirazione di oggi, vi lascio liberi di assaporare tutte le altre aspirazioni che vi ispirano queste due frasi così determinate. Ecco, volevo usare queste parole per sottolineare l'importanza della non accettazione della mediocrità, senza alcun tipo di timore, senza alcun tipo di esitazione. Oggi viviamo in un'epoca strana, per non dire stramba, in cui tutto, essendo assoggettata ogni cosa al mercato, tutto profila delle possibilità che riguardo alla percezione qualitativa sono sempre molto variegate e appunto possibiliste. Non diciamo oggi questo è un bel brano musicale, un brutto brano musicale. Intanto diciamo questo è naturalmente condivisibile, nel senso che è inevitabile, anzi, diciamo mi piace, non mi piace, ma già questo è già una attestazione di forte identità e di forte valore di gusto. Diciamo in genere funziona o non funziona? Questo brano funziona, funziona, sì, funziona. Anzi, è geniale, geniale, diciamo addirittura. Ho sentito dire delle robe su Elettra Lamborghini. Geniale, geniale perché funziona. Ho sentito dire delle robe su Chiara Ferragni quando si mostrava di fronte alla Venere di Botticelli, se non ricordo male, in misura sempre un po' così iconoclasta dal punto di vista di retorica pubblicitaria, geniale perché dissacra l'arte, geniale, tutto geniale oggi, cioè basta che abbia una sua valenza di circolazione, è geniale. Non è che è bello o brutto, e perché è bello o brutto? È geniale perché ha degli effetti puramente esteriori, ha degli effetti puramente di condivisione, di viralità. Funziona, è geniale perché funziona. E perché funziona? Perché ha successo. Quindi è geniale perché ha successo. Di conseguenza, tutto quello che ha successo è geniale e funziona. Anche, passatemi il termine sempre un po' troppo altolocato, la merda che circola nell'ambito musicale. Credo che sia il punto più basso nella storia dell'intero universo. Nessuno può dare alcun tipo di giudizio, perché intanto chissà se un altro musicista se parla male di quello, chissà quello poi cosa va a dire a quell'altro che poi mi ridice, e questo, vabbè, è anche comprensibile. Ma soprattutto da parte delle persone non c'è più niente, non c'è più niente che sia giudicato anche con coraggio. Anche con il coraggio della propria ignoranza, della propria incompetenza, con il coraggio semplicemente del proprio gusto. Siamo arrivati a un punto tale che ci sentiamo inibiti di fronte alle schifezze. La musica, in questo è un esempio, la musica, non si può neanche parlare di musica. Ecco,
Vorrei invece stimolarvi a non accontentarvi di quello che ci passa il convento, a metterlo in discussione, a essere critici, a fare come Felix Mendelssohn. Naturalmente i compositori avevano una capacità, diciamo, analitica, di giudizio che va ben oltre la nostra, però vi posso anche dire che non è che sia irraggiungibile questa capacità di cogliere veramente la qualità intrinseca, quindi di acquisire una competenza. Si tratta poi soltanto di questo, di acquisire una competenza. Io sto studiando musica da circa 3 anni e vi posso assicurare che, pur essendo ancora molto, molto ignorante, il mio orecchio si è molto affinato. Adesso mi accorgo di schifezze anche in ambito di musica, fra virgolette, classica o paraclassica, cioè che scimmiotta la musica classica, che una volta invece avrei giudicato, beh, comunque gradevoli all'ascolto. Più evolve la nostra competenza, più evolve la nostra capacità di giudizio, più evolve la nostra, il nostro desiderio di raggiungere cose più alte. Quindi più evolve il nostro bisogno di qualità, e più evolve il nostro bisogno di qualità, più evolve la nostra bravura, più diventiamo bravi. E più diventiamo bravi, anche in senso molto prosaico, più c'è possibilità che otteniamo successo. Le regole dell'armonia non cambiano, anche se arriva un imbecille che butta giù 2 basi e canta delle schifezze, per non dire altro, sopra, e ha successo. Quello non è il fondamento di nessun tipo di successo, perché resterà vuoto di qualcosa, e quel vuoto è lì che ti osserva e ti saluta. E infatti tutti questi pseudo musicisti, parlo di quelli che, voglio dire, rispetto a quelli di adesso sono in confronto dei compositori sinfonici, quelli della musica pop, bravi strumentisti, però quando li senti parlare si sente che gli manca quell'elemento che possa far dire loro: sì, sono un musicista completo, perché gli manca la teoria, gli manca lo studio. Anche Schubert sembra che componesse quasi a orecchio. Tale era il suo talento, tale era la facilità con cui componeva. Sta di fatto che, proprio quando sta per morire, purtroppo, inizia a sentire il bisogno di prendere lezioni di contrappunto. A 31 anni ha già scritto più di 1000 composizioni, sente il bisogno di approfondire, di avanzare. Non si accontenta della retorica musicale che anche lui stesso ha espresso. Questo è il meccanismo che vorrei ispirarvi oggi. E anche il fondamento della motivazione. Ecco ancora una volta che tra ispirazione e motivazione non c'è differenza, perché dobbiamo partire dalle nostre aspirazioni più alte se vogliamo, nel nostro piccolo, iniziare a costruire il meglio che possiamo costruire. Non dobbiamo assolutamente mai accontentarci della mediocrità che c'è intorno. Se siete tentati a volte, anche per stanchezza, di accontentarvi, riascoltate le parole di Felix Mendelssohn o le parole di Charles Babbage e mandate al diavolo quei suonatori di organetto.